Rieccoci in diretta dallo stadio Giovanni Provasi di Castellanza, dove l'USD Castellanzese 1921 e l'Imperio hanno appena fatto il loro ingresso in campo per la 19ª giornata del girone d'andata, girone A, campionato di Serie D. Ecco il fischio. Questa volta Negri viene superato in fase di elevazione. Talarico, attenzione, non guardiamo l'arbitro, ragazzi, perché adesso è passato Capra. Attenzione! E arriva la realizzazione, il vantaggio immediato dell'Imperia. Quantomeno riconquista palla. Vediamo, Mecca, al limite dell'area rigore. Colombo, duettano ancora, Mecca, Mecca! Attenzione! Concino! Chessa aveva messo dentro il pallone. Si è alzata però prontamente la bandierina di uno degli assistenti. Zazzi, ancora per Mecca. Molto propositivo il 17 Norverde, attenzione Chessa in area di rigore, mette al centro questo pallone, cosa che però è già avvenuta una volta, siamo già però dalla parte opposta. Chessa in area di rigore, prova a mettersi in proprio, non passa il pallone decisivo, attenzione, attenzione, vediamo, prova la conclusione, Ghilardi, alto il suo sinistro, Zazzi, tocco corto, rimette al centro questo pallone, il pallone resta lì, è entrato il pallone. Fallo in attacco e si può giocare, pallone al centro dell'area, non ci arriva Trucco, non arriva però la zuccata vincente da parte di Mecca, si gioca, attenzione Chessa in area di rigore, che stop di Chessa, Chessa e che risposta di Trucco, voleva servirlo di Tacco Giglio che scappa via, attenzione, vabbè, calcio di rigore, parte Donaggio e arriva il raddoppio dell'Imperia, attenzione, pallone resta lì, Colombo in area di rigore e ancora una volta sul suo palo fa buona guardia Trucco, ancora Castellanzese in avanti in area di rigore, Chessa, vediamo cosa inventa, pallone al centro, attenzione, prova Negri, c'è stata la deviazione, calcio d'angolo ed è già pronto il numero 13 a rilevarlo, calcio d'angolo battuto velocemente, batti e ribatti, pallone resta lì, è nero verde, è nero verde, è nero verde, è la Castellanzese che riapre la partita, vediamo se punta Ghilardi, prova subito il cross, pallone molto lungo, attenzione che dall'altra parte però c'è Malandrino, mette al centro questo pallone, attenzione ragazzi, indelicato, provvidenziale, ed è così, è però ancora la Castellanzese, via con Zazzi, pallone buono per Chessa, ancora, oh, calcio di rigore in favore della Castellanzese, fischio il direttore di gara, parte Chessa, è nero verde, è nero verde, è nero verde, è Chessa, è 2-2, parte il 7, va Chessa direttamente in porta, l'aveva trovata, trova anche la risposta puntuale di Dani che si rifugia in calcio d'angolo, per come si era messa ragazzi vale comunque tanto questo risultato, parte Chessa, pallone in the box, attenzione, è nero verde, è nero verde, è nero verde, è il 3-2, è il 3-2, zoomatemi, ditemi chi l'ha messa dentro, però qualcuno l'ha messa dentro, 3-2 in favore della Castellanzese che ribalta per l'ennesima volta definitivamente il risultato, la partita ancora una volta ufficializzata, la doppietta personale di capitano Lujai si gonfia la rete per la terza volta dell'Imperia, la partita finisce, 3 gol per la Castellanzese, 3 fischi del direttore di gara, Castellanzese batte Imperia 3-2, mamma mia!